Matteo Renzi annuncia di voler evitare nuove tasse e lasciare ferma l'aliquota IVA. Forse qualche idea di Cottarelli potrebbe essergli utile. Se fossero i comuni virtuosi, cioè i più efficienti, a stabilire le risorse trasferite dallo Stato ai territori, il risparmio sarebbe di 2 miliardi, cioè almeno la metà di quanto rende l'odiata IMU sulla prima casa. Spegnere banalmente l'illuminazione pubblica e le luci degli uffici, quando non necessarie, farebbe risparmiare 300 milioni, praticamente il costo medio di 8.500 dipendenti pubblici. Gli stipendi per le forze dell'ordine costano allo Stato circa 17 miliardi all'anno, ma tra poliziotti ordinari, penitenziari, carabinieri, finanzieri e forestali, il rapporto tra agenti e popolazione è tra i più alti d'Europa. Anche senza riorganizzazione, ma solo da un efficientamento dei corpi, si risparmierebbero 1,7 miliardi. Cottarelli disse che in teoria si potevano aggredire 16 miliardi di spese inutili tra quanto versato ogni anno dallo Stato a imprese e famiglie. Ma nel calderone in realtà ci sono anche 12 miliardi per i disabili, elargiti ora senza prove di reddito. Eppure le richieste di assegno, di accompagnamento e di riconoscimento degli invalidi civili, ciechi e sordomuti sono in forte aumento, numeri non giustificabili dall'andamento demografico e con una concentrazione squilibrata che suggerisce abusi specie al sud. Cottarelli suggerì 400 milioni di risparmio, semplicemente con prova del reddito e intensificazione dei controlli.